Benvenuti ad un nuovo appuntamento con Sette Sera. Questa sera inizia una nuova serie di rubriche, si chiama Africa Oggi. Guarderemo il continente africano con occhi diversi, con gli occhi delle persone che vengono dall'Africa e che vivono in Italia, oppure che vivono in Africa e che hanno rapporti con il nostro paese, oppure ancora che semplicemente vogliono saperne di più di un continente che sta cambiando rapidamente, molto spesso noi non lo sappiamo. Quest'oggi cominciamo parlando dell'Eritrea. Andiamo a conoscere i nostri ospiti e poi vedremo un video che ci introduce questo paese che è molto bello e che ha qualche difficoltà ancora. Allora, Dere Saraya ha la doppia nazionalità italiana ed eritrea, ma lavora in Italia. Buonasera a lei. Buonasera, buonasera e Grazie a Riccardo grazie. Marioni, direttore Umbria TV. Buonasera. Ciao, buonasera, grazie. Grazie a Zera Zion Bisrat, cittadino anche lui con doppia nazionalità italiana ed eritrea, anche lei studia e lavora qua. Grazie a Marilena Dolce, giornalista. Buonasera, Buonasera, grazie a te. buonasera. Allora, i due giornalisti italiani si sono recati in Eritrea e hanno realizzato questo video. Vediamolo. Eritrea, terra dei liberi. Così si chiamava prima di diventare nel 1890 possedimento italiano e acquisire nel nome l'Eritros, il rosso del mare, della terra, del sangue. Nel 1941, con la guerra, l'Italia perde la colonia dell'Africa orientale, che, inglese per un breve periodo, sarà successivamente federata e annessa all'Etiopia. L'Eritrea raggiungerà l'indipendenza il 24 maggio 1993, dopo 30 anni di lotta, con Isaias Afwerki, presidente del nuovo Stato. Gli anni di tranquillità, però, durano poco. Nel 1998 scoppia un nuovo conflitto. L'Etiopia occupa Badme, un villaggio eritreo sul confine. Nel 2002 gli accordi di Algeri, voluti dall'ONU e dall'Unione Europea, definitivi e vincolanti, stabiliscono che l'Etiopia deve lasciare quel territorio, ma nessuno fa rispettare la decisione e l'Eritrea piomba in una difficile situazione di instabilità, di non pace e non guerra. The United States is pleased with the adoption today of Resolution 2023, imposing additional sanctions on Eritrea for its failure. Dal 2009 le sanzioni stabilite dalle Nazioni Unite, che accusano l'Eritrea di aiutare i fondamentalisti somali, bloccano l'economia e lo sviluppo del paese. La generazione nata negli anni 90, cresciuta in uno stato libero nel quale si raggiungeranno gli obiettivi del millennio, dove c'è sicurezza alimentare, scuola gratuita, ospedali, medicine, fatica a sopportare la differenza con l'Occidente, quello conosciuto attraverso la televisione o le parole di chi là vive. Ma da cosa scappano questi ragazzi che hanno trovato la morte nel mare davanti a Lampedusa? Sicuramente dalla difficoltà di vivere nella situazione di non pace e non guerra, dalla necessità di spezzare un lungo servizio militare e dalla difficoltà di trovare un buon lavoro. La comunità internazionale non potrà più ignorare questa situazione, dice durante l'intervista la sorella di una vittima. Allora, abbiamo visto questo quadro di questo paese che in realtà ha tante difficoltà, ma è anche molto bello. Qual è la tua impressione? Beh, intanto la storia di una colonia, certo, dell'ex impero ci conduce ad un territorio che riporta a tanta Italia di allora. Gran parte delle attività economiche portano ancora i nomi di allora, dal caffè Roma al bar Impero al cinema di altra città italiana. Perché un po' come se si fosse congelata la situazione. Ecco, la prima impressione è quella di rivivere i paesi degli anni 40-50 della nostra epoca che stavano ripartendo dopo la guerra. Ma venendo al motivo del nostro reportage, noi stavamo per partire per l'Eritrea quando si è verificato il dramma di Lampedusa. E saremmo andati, lo abbiamo fatto a maggior ragione, per ristabilire qualche verità rispetto a delle notizie fuorvianti che anche i nostri colleghi di TV nazionali con eccessiva facilità stavano diffondendo, provenendo dall'Eritrea buona parte degli immigrati che attraversano il canale di Sicilia, e poi ci sono dei motivi che nel corso di questa serie andremo pian piano a spiegare. Grande povertà da un lato e dittatura dall'altro, feroce, qualcuno dei nostri colleghi ha avuto modo di dire in programmi importanti,
siamo andati a vedere per capire se c'è davvero dittatura e abbiamo realizzato, fatto quello che un giornalista deve fare onestamente per capire la realtà di un paese. Ci siamo immersi confondendoci tra la gente nella loro vita quotidiana, cercando di capire se ci fosse o meno uno stato di polizia, e così non è. Il paese è ben lontano da quella dittatura ferrea di cui molti parlano. Le motivazioni per cui i giovani, e di questo parleremo, ecco, sono ben altre. La sensazione di insicurezza l'hai mai provata? No, assolutamente. Bene, questo è importante da dire anche. Non è una visione di parte, noi siamo andati nei bar, addirittura nei ristoranti, abbiamo vissuto un matrimonio a ballare la sera, la gente passeggia fino a tardi, non si vede la polizia in giro, anche se vogliamo, ridimensioniamo anche le nostre certezze, perché siamo stati lì pochi giorni, forse non sufficienti per capire la totalità, la complessità di un paese. Per altri paesi bastano ben pochi giorni per capire. Delle cose le abbiamo capite, poi le riferiremo. Allora, Derre Saraj ha doppia nazionalità, italiana ed eritrea, lavora in Italia. Per l'Eritrea si occupa della comunità italiana, eritrea naturalmente. Ma Italia, sì. Perché questi ragazzi sentono la necessità di andarsene? Sentono la necessità di andarsene dall'Eritrea anche perché sono così illusi da trovare una situazione migliore alla loro vita all'estero. In più ricordiamoci che l'Eritrea durante tutta la guerra di 30 anni con l'Etiopia, quando soffriva, veniva bombardata con napalm, eccetera, né l'Italia né l'Europa avevano aperto la porta all'asilo politico o accoglienza umanitaria. Questa asilo politico o accoglienza umanitaria è stata instaurata, cioè messa in atto dopo l'indipendenza, anzi precisamente dopo il conflitto con l'Etiopia. Su commissioni delle note potenze. E la guerra è finita, il tribunale internazionale istituito dall'ONU e dalle parti garanti ha dato il suo verdetto, purtroppo ancora il verdetto non è stato attuato perché si vuole ingessare economicamente l'Eritrea e metterla sempre in stato di difesa. Ecco perché la necessità anche di questi giovani di prorogare il loro stato al servizio della difesa della sovranità nazionale che è sempre messa in pericolo. Sono 6 milioni gli eritrei? Sì. Una popolazione decisamente piccola rispetto, diciamo, ai vostri confinanti. Esatto, perché l'Etiopia è di 80 milioni di abitanti. Purtroppo, anche se è piccola, l'Eritrea ha dimostrato negli 7-8 anni di indipendenza dal 1991 al 1998, senza chiedere in prestiti dal Fondo Monetario, dalle banche internazionali o dalle banche mondiali, di una crescita dell'8%. Quindi inaspettatamente è piovuta questa guerra, è venuta fuori questa guerra con i nostri vicini, ma come l'ho detto, commissionata perché c'è oggi interesse. La crescita non può esserci. Esatto. Ora, però con basterebbe liberarla. Esatto, con questa situazione l'Eritrea ancora sta combattendo anche delle guerre mediatiche che vengono diffuse in maniera non corretta. Io ringrazio i due giornalisti davvero che sono andati in Eritrea e invito altri giornalisti che se vogliono la verità devono andare lì e vedere la situazione. Marilena Dolce, tu sei stata in Africa, hai realizzato questo servizio a tratti commovente. Una sensazione prima di vederlo? La sensazione è che è proprio la parola giusta, commovente. E la nostra commozione innanzitutto è stata quella di aver potuto incontrare queste famiglie. Il senso del viaggio, come si diceva prima, è stato di andare, dopo quello che è successo a Lampedusa, andare proprio ad Asmara per vedere che cosa, come loro stavano vivendo quello che da noi veniva raccontato. E credo che le immagini racconteranno molto meglio rispetto alle parole. Vediamo. Siamo ad Asmara, dove in molte zone della città, davanti a casa, sono stati allestiti i DAS, capannoni per ricevere parenti, amici, conoscenti, per condividere il dolore del lutto, quello della tragedia di Lampedusa del 3 ottobre scorso. Ho aiutato la madre a crescere questa ragazza, perché suo padre era un martire, un guerrigliero morto durante la guerra di liberazione.
Per me è difficile esprimere quello che provo. Penso sia meglio lasciar parlare sua mamma. Ho avuto una vita dura. Mia figlia è cresciuta senza padre, che è stato un martire. Io ancora non capisco perché mia figlia se ne sia voluta andare in Libia, in Sudan. Ho perso un figlio per malattia. Ora lei se n'è andata per cercare un futuro migliore. Tutto ora è nelle mani di Dio. La Salma non è più importante. Per me è morta quando è andata via. Forse ha voluto lasciare il paese per aiutarmi. Prego che sia accolta in paradiso. Tutto è nelle mani di Dio, anche questa tragedia. Oggi noi possiamo solo sperare che Dio benedica tutti i nostri ragazzi. Perché è avvenuto ciò? Penso che i giovani che sono riusciti ad arrivare in Europa alla ricerca di un futuro migliore abbiano fatto da traino per gli altri, spingendoli a fare altrettanto. A quell'età si è come il fiume nel quale l'acqua segue tutta la stessa direzione. Desidero ringraziare il governo italiano, che ha soccorso i nostri ragazzi e che ci farà avere i loro corpi. Vorrei spiegare un altro punto. Questi ragazzi, già da tempo, molto prima di tentare la via dell'Europa, avevano lasciato la famiglia, i genitori. La tradizione religiosa eritrea vuole che i corpi ritornino in patria, perché solo così il lutto può finire e i genitori possono trovare pace con la sepoltura. Fino ad allora queste famiglie osserveranno un lutto che sarà molto più doloroso rispetto a quello che accompagna le esequie. Noi chiediamo all'Unione Europea e all'Italia di aiutarci perché la nostra tradizione sia rispettata. Quando un eritreo muore all'estero, viene sempre riportato in patria. Vi ringrazio per essere qui. Quello che io chiedo è di poter riavere il corpo di mio figlio, perché vorrei, fino a quando sarò in vita, poter portare tutti i giorni un fiore sulla sua tomba, perché questo è il nostro modo di vivere il lutto. Vi chiediamo il corpo in modo che la nostra famiglia possa andarlo a trovare tutti i giorni, portandogli fiori. Ho cresciuto mio figlio con l'aiuto dei miei fratelli. Aveva studiato, aveva imparato a fare il meccanico. Aveva anche una lambretta che gli permetteva di lavorare. Aveva deciso di andare in Sudan. Poi è rientrato ancora in Eritrea. È stato con noi 4 mesi, poi di nuovo in Sudan. Non sapevamo che da lì si sarebbe spostato verso la Libia, verso l'Europa. L'unica cosa che sappiamo è che è affogato nel Mar Mediterraneo. Ora rivoglio mio figlio. Voglio poter pregare per lui. Pregherò anche per chi mi aiuterà a riaverlo. Tutti i giovani che sono morti in mare, non solo mio fratello, devono poter rientrare nel paese per essere qui sepolti. Però il problema fondamentale di cui solo ora il mondo si accorge non ci sarebbe se il confine definito fosse stato rispettato. I nostri giovani non avrebbero lasciato il paese, non sarebbero usciti in cortile neppure. La comunità internazionale, se ha occhi e orecchie, dovrebbe risolvere il problema del confine. Così i nostri giovani, come i giovani del resto del mondo, starebbero in Eritrea a lavorare per la crescita e lo sviluppo del paese. I giovani che escono dal paese non sono contro lo Stato. Il problema è il confine. Ripeto, la comunità internazionale deve risolvere questo problema del confine. Il mondo deve agire. Se avesse agito prima, questa tragedia non ci sarebbe stata. Chiedo perciò che i giovani siano riportati a casa loro e che il mondo faccia qualcosa. Per favore, riportate in patria i miei figli. Solo in questo modo il mio dolore troverà pace. Allora, devo dire, Marilena, immagini molto forte, poi queste bare che ritornano in patria perlomeno assecondano la volontà di queste povere madri che sono là ad attendere. Sperando che ritornino. Sperando che ritornino. Allora, Zero Zion Bisrati invece è una storia molto positiva, già la mamma e papà si sono trasferiti in Italia per ragioni di lavoro. Di lavoro, sì. Quindi tu sei nato qua? Nato e cresciuto qua. Ma perché i ragazzi che nascono là sentono l'esigenza di affrontare il rischio di una morte possibile, non diciamo probabile, ma almeno possibile? Guarda, non è difficile capire le loro motivazioni in realtà. Lo diceva anche la ragazza nel video, quando ha accennato al discorso dei confini non rispettati.
o meglio degli accordi di Algeria non rispettati. Infatti dopo la guerra con l'Etiopia e con gli accordi di Algeria in teoria firmati per accettazione da entrambi, purtroppo i nostri vicini non hanno mai ritirato le truppe da quel confine. Questo ha obbligato l'Eritrea a porre una difesa del proprio Stato, quindi a mettere più o meno la stessa forza, anche se è solo di difesa. E qui in realtà, come diceva prima Del Res, c'è una differenza per numero di popolazione. Certo. E non solo, anche perché nel momento in cui l'esercito eritreo, formato da coscritti per lo più, quindi ragazzi di leva... I ragazzi sono costretti ad andare lì. E quindi scappano dalla guerra, o perlomeno dalla possibilità di una guerra. Sì, non tanto da quello, ma quanto dalla lunghezza del servizio. Quanto dura? In teoria sono 18 mesi regolamentati, però chiaramente nel momento in cui non hai la sicurezza di casa tua, certo, tu stai attento, non lasci mai la porta aperta se c'è il rischio, diciamo, che ti entri qualcuno in casa. Certo. Vedendo anche dall'altra parte che molti chiaramente sono invece volontari nell'esercito etiope, tra cui anche, giusto notare, alcuni erano senza fissa dimora, quindi a fronte di 3 pasti al giorno, un posto in cui stare più comodi. Rischiano di diventare mercenari. Esatto. Io credo questo. Poi vede un eritreo giovane che decide di lasciare il servizio, di lasciare il proprio paese, non fa nulla di più di quello che fa qualsiasi emigrante. Uno esce con un sogno, che è quello di avere un futuro migliore, di potersi creare una famiglia, un lavoro, ritornando a casa. Che è un sogno lecito. È lecito, certo, sicuramente. Un dato eloquente, se posso, guadagnano 50 euro al mese. Anche coloro che hanno attività fortunate come funzionari pubblici. Quindi il miraggio dell'Europa, in certi paesi i sussidi parlano di 500-600 euro al mese, un anno di lavoro loro, è eloquente. Tutti, certo, tentano la fuga, non per altre ragioni, quindi dittatura. Un futuro migliore. Un futuro migliore, come capita anche ai nostri giovani. Abbiamo 20 secondi, Zerazione. Ecco, in 20 secondi quello che voglio fare l'appello è al governo italiano, che per la sua responsabilità anche storica, politica, e mi riferisco al colonialismo che è stato già con l'Eritrea, di aiutare l'Eritrea a crescere, a uscire fuori da questo impasse di una ingessatura dell'economia e a trovare politica la propria strada. Mi scuso per averti chiamato come il tuo collega, in realtà tu sei Del Res Araya. Grazie per essere stati con noi. Il nostro tempo per Africa Oggi, quest'oggi, è finito. Appuntamento a domani.